buonasera! Buonasera travellini e travellini! Travelline e travellini, buonasera! Ma quanto è bello, guardatelo quanto è bello! E allora buonasera Giovanna Fasanella, buonasera Antonio Muschio, buonasera Giacomo Rizzello, Vito Aperta, Giuseppe Maruti! Yeah! Buonasera Paolone Fornari! Paolo, ti sei già iscritto, bravo, bravo! Io vi spiego a cosa mi riferisco. Guardate quanto è bello quest'altro qua, guarda, 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 guarda. No, no, no. Annalisa mi dice che io sono come un panda. Ho la stessa agilità. E allora, visto che ci siamo, Uemino, panda in vacanza. Panda in vacanza, l'orso cinese è l'ideale. E allora diciamo che, visto che ci siamo quasi un po' tutti, no, manca qualcuno, di la verità, mancano un bel po', io intanto che mi sento solo soletto qui, vado a dare la buonasera alla nostra Francesca! E buonasera, buonasera travelline e travelline, ciao Leo e un abbraccio fortissimo a questo panda simpaticissimo. È troppo bello! No, non ti posso rispondere. E allora buonasera anche al nostro Mino! E buonasera a tutti, ciao Leo, ciao Francesca, ciao Mino. E allora, vi piace questo piccolo panda? Ma manco tanto piccolo. Ma proprio piccolo, proprio piccolo. Troppo pandino. Simpatico. Come Mino? Un pandino proprio. Sì, un 7,50. Eccoli qua i miei due compagni di viaggio, sulla mia testa, sul mio tettuccio e poi sulla mia sinistra, la vostra destra, Francesca. E allora buonasera Patty J, buonasera Jacob e Saverio, buonasera. E buonasera, ciao, al nostro amico che ci segue da Bergamo, se non sbaglio, Francesco Di Paolo. Buonasera. E allora, travellini e travellini, che mi raccontate, com'è andato il weekend? In giro per Barivecchia. Ah sì, Mino, sei stato in giro per Barivecchia, non lo sapevo. Con chi sei andato? Con chi sei andato? Con una guida bravissima. Come dice le bugie mie. Siamo finiti sui giornali qua. Ragazzi, cioè, siamo finiti grande. Sui giornali, siamo finiti sulla Gazzetta, sul Corriere, sulla Repubblica, su Borderline, Bari Dove Today, volete. Telebari, che ha scritto non l'agenzia Playboy. Open Travel, ma Playboy. Telebari, c'era che Leonardo in copertina. Sì, clapans. Buonasera, c'è anche Dorotea. Buonasera Dorotea. Giovanna Fasanella, l'ho già detto, vero? Sì. Però attenzione, perché stasera vi spiego perché c'è questo panda, questo bellissimo panda. Anzi, poi ne abbiamo un altro, l'avete già visto prima. Questo forse mi somiglia anche di più.
Questo che sta spaparanzato a mangiare sono io, sono io. Dicevo, c'è un motivo. Se abbiamo questo sfondo oggi, ovviamente c'è sempre un motivo con OK Travel in the World. Perché siamo anche in collegamento con un mio carissimo amico che si chiama Stefano. Buonasera, Stefano. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao caro, come Ciao stai? Stefano. Ciao, io sto bene. Spero che da questa esperienza, insomma, siamo tutti un po' più dimagriti, Insomma, perché abbiamo preso la forma del panda. Abbiamo preso. io già ce l'avevo un po' prima per dire un po', ma tu forse non vedi il nostro sfondo? Cioè abbiamo veramente un panda spaparanzato su un tronco, credo. Pronto? Mi senti, caro Stefano? Sì. Eccoci, dicevo che c'è un panda qui, l'ho messo in tuo onore perché appunto Stefano è uno dei rappresentanti, diciamo così, ma adesso ti puoi presentare tu dell'associazione WWF Altamurgia. Di cosa si tratta? Ce ne parli un pochino, Stefano? D'accordo. Solo però scusami Allora, Stefano, Stefano, sì. facciamo una cosa però prima, tutti e quattro, quasi me ne dimenticavo. Noi abbiamo una sigla infatti. bellissima. Dimenticavo di lanciare la sigla, visto che siamo 18 si può fare. Stefano, io ora dico 3, 2, 1, appena finisco, appena senti 3, 2, 1, dopo l'1 bisogna dire sigla e poi lanciamo la sigla che dura qualche secondo, va bene? Poi continuiamo a parlare della tua bellissima associazione. Siete Va bene, va pronti? bene. Ok. Siete pronti anche Proviamoci. voi? Ok. E allora, Proviamoci. travellini e travellini, intanto buonasera Lucia Saponare, Maria Guaragno, tre, anzi c'è anche Annalisa, buonasera anche Annalisa, anzi a mine. Allanciamo la nostra sigla stupendissima, 3, 2, 1, sigla! Sigla! Come sempre un ringraziamento a Dannalisa e alla sua pazienza. E allora siamo tornati in studio, come dicono quelli bravi e quelli veri. E stavamo parlando con il nostro Stefano. Stefano, dicevamo, la tua bellissima associazione, intanto ci dici il nome completo e dove si trova? Allora, l'associazione si chiama WWF Alta Murgia Terre Peucete e riassume un po', diciamo, la storia della provincia di Bari e ovviamente anche il contesto geografico in cui si posiziona l'Alta Murgia, perché è sorta l'associazione per una questione di supporto e tutela per il parco dell'Alta Murgia. Molto Io bello lì. personalmente sono all'interno del consiglio direttivo dell'associazione e occupo il ruolo di segretario. L'associazione è attiva da 8 anni, è stata fondata nel 2012 e ha le sedi in Gioia del Colle e Grumuacula. Ah, ok, Gestisce quindi tre due sedi. oasi. Perfetto, Sì, gestisce tre oasi WWF, di cui due a Gioia e una a Grumuacula. Sì, la cosa bella è che poi voi anche organizzate delle escursioni, delle uscite ogni tanto, vero? Sì, di tanto in tanto organizziamo delle escursioni, alcune di carattere naturalistico, altre un po' più spinte verso il trekking, altre ancora che sono conseguenziali a dei corsi. Ad esempio, purtroppo è subentrato il Covid, però prima che venisse questa pandemia avevamo in programma un corso di formazione per i volontari che riguardava anche il riconoscimento della fauna e il salvataggio. Bellissimo, bellissimo. Anche il salvataggio. Bene, bene. Anche Sono il cose. salvataggio, sì. Sì, chiaramente volendo ci si può iscrivere, vero, la tua associazione, anche se Sì, ci si trova la qui in. quota. Sì.
ci siamo Esatto, sì, ci sudati, si può però si iscrivere. riesce a partecipare perché Sì, ci si può comunque. iscrivere. Sì, si riesce a partecipare. Noi preferiamo sempre conoscere prima la persona e poi Certo. ovviamente formulare l'iscrizione. Sì, Che sì, sì. ha un costo annuale di 30 euro, e fatto Insomma. attraverso la sezione locale, permette anche di introdurre l'assicurazione contro gli infortuni per i Eh beh, volontari, che è insomma, con lo stesso importante costo. quello, è importantissimo. Intanto scorrono delle immagini di alcune vostre escursioni, veramente bellissimi i paesaggi che visitate. Sono cose che normalmente, insomma, vanno un po' fuori dai soliti circuiti, non sono dei viaggi, ecco, delle passeggiate, a volte non si fanno, no? Delle passeggiate tranquille. Voi andate in posti un pochino più complessi in alcuni casi, ma quindi Sì. poi con maggiore soddisfazione si gode quello che c'è intorno, perché si fatica, ma si raggiungono e si vedono poi dei paesaggi straordinari. Stavo vedendo, però mi devi spiegare questa foto con tutte le candelette e il 60, che cos'è? Questa si chiama Alert Hour, cioè praticamente è un evento internazionale in collaborazione, cioè fatto da WWF Internazionale, perché dobbiamo ricordarlo che il WWF è un'organizzazione presente in più di 164 paesi. Sì. A marzo, verso l'ultima settimana di marzo, si organizza questa Ora della Terra, che si chiama Sì. in italiano, tradotto in italiano, in cui si spegne simbolicamente un monumento a scelta della propria città. Ovviamente possono Ok. partecipare anche i singoli cittadini, pur spegnendo l'edificio, che ne so, la luce del proprio edificio. Ah, ok, Oh, è sì. una cosa simbolica a cui il WWF chiede di aderire. Sì. Ed è una catena a livello mondiale che parte da Sydney per arrivare poi in tutte le capitali del mondo. Ah, bellissima, bellissima. E qui dove stavate in questa foto? Questa In quella con il fotografia 60. abbiamo fatto. Questo è stato uno dei diversi Air Tower che abbiamo fatto ed era ad Acquaviva delle Fonti, però ne abbiamo fatto uno anche a Cassano, a Bitonto. Bello, quindi. In quell'evento lì c'è stata la collaborazione della scuola di Acquaviva delle Fonti, non mi Ok. ricordo bene il nome, però è stato un progetto di scuola lavoro. Bene, bene, bene. E Dorotea, ci chiede, Stefano, il nome dell'associazione, se puoi, perché lei è interessata, fa già di queste, come dire, WWF, Alta Murgia, che WWF. fa riferimento, Alta Murgia, Sì. che fa riferimento al parco dell'Alta Murgia, Terre Peucete in onore agli antichi abitanti della provincia di Bari. Cioè, esatto, aggiungo anche a Dorotea, se ti dovesse interessare avere il contatto di Stefano, poi posso girartelo io direttamente, oppure ci sono dei riferimenti pure, vero? Su Facebook, non so se avete una Sì, pagina o un certamente sito. abbiamo una pagina Facebook, un sito proprio dell'associazione locale, poi ovviamente c'è il sito nazionale di www.wwf.it da Sì. dove comunque può sempre reperire i contatti delle singole associazioni locali. Certo, benissimo, benissimo. Intanto saluto chi si è aggiunta dopo, tipo Maria Misceo, Rosa Zarita, buonasera cara, anche Cristina. Dice appunto Dorotea che è molto interessante, complimenti, ti fai complimenti. E adesso l'ha riscritto, Grazie. vediamo, è corretto, www.altamur, telepoli, brava, è così, l'ha riscritto, è corretto. E Patti J dice, bella iniziativa, complimenti. Se doveste avere qualche domanda, visto che è qui con noi Stefano, potete farla tranquillamente nei commenti. Con Stefano stavamo organizzando prima del lockdown un evento, era, se non sbaglio, il 25 di aprile, vero? Era da aprile, ma non Esatto, ricordo sì, da, ecco, proprio il era alle 25. Oasi Gole, Oasi Riserva Gole del Sagittario, perché è un'Oasi Esatto. WWF anche, e devo ricordare che Sì. WWF ha in sé più di 100 oasi a sistema nella sua organizzazione, quindi questa Sì. era un'oasi abruzzese che noi andavamo a Sì, visitare, beh, l'abbiamo purtroppo semplicemente rinviato però, rimandata. Stefano, Sì, l'abbiamo rimandato per esatto. il prossimo autunno, lo organizzeremo insieme. E, per quanto riguarda l'iscrizione, poi dà la possibilità anche di avere degli ingressi gratuiti, delle riduzioni, di avere insomma dei Sì, vantaggi in chi è alcuni casi, giusto? iscritto,
Chi è iscritto come socio WWF entra gratuitamente all'interno delle oasi WWF. Logico che se c'è una, cioè paga a parte solamente la visita guidata, certo, la guida, però l'ingresso non lo paga. Sì. Non lo paga, bene, bene. Dorotea sempre lei dice meraviglia la Murgia, è vero, veramente un bel posto, una bellissima zona della nostra Puglia. Va bene, Stefano, vuoi dirci qualcos'altro? Io credo che comunque di essere, che l'intervento sia stato abbastanza completo e chiaro, però se hai qualcos'altro da aggiungere o qualche qualcosa da dire in più, noi intanto invitiamo. Ho poco da aggiungere, del tipo, se per tutti gli interessati possono fare riferimento alla nostra pagina Facebook, e noi solitamente anche a gruppi di 4-5 volontari il sabato e la domenica, quando possiamo, perché siamo comunque un gruppo di volontari, abbiamo tutti quanti un lavoro, ricordiamo sempre quello, effettuiamo dei piccoli lavori di manutenzione nell'oasi, quindi anche all'amicizia, cioè ci si ritrova il sabato e la domenica, è bello anche, sì. Per fare questi lavori di ripristino dei sentieri. Perfetto, quindi siete i benvenuti, cari travellini e care travelline. Stefano e tutti gli altri amici vi aspettano nella loro associazione. Grazie mille Stefano per essere intervenuto. Poi più avanti, un se lo vuoi, potrai, ci potremo risentire. Grazie ancora e buona serata Stefano. Grazie a tutti voi, buonasera. Ciao Stefano. Io vi consiglio assolutamente, se vi piace chiaramente l'argomento, di approfittare, perché sono dei ragazzi molto competenti, persone poi comunque con la testa sulle spalle, perché è importante in questi casi anche sapersi muovere, perché loro fanno poi, hanno diverse iniziative, alcune sono anche un pochino più complesse, loro sanno come gestire al meglio tutto. Grazie ancora Stefano. E intanto buonasera, no, nessuno. Ci sono solo tanti applausi. No, Mangiu, non avevo salutato Mangiu. Ciao Mangiu. Buonasera cara Mangiu. E allora, bella iniziativa, complimenti, l'avevo già letto. Mino dice: quel panda è vegetariano, se non riesce a dormire lo sedano. Leo, Annalisa ha capito perché quando diciamo sigla contemporaneamente non c'è sincronia. Sì. Che ha detto? Sentiamo tu che ha detto. Tu sei il problema, loro vanno a tempo. E sei sempre cresci tu le mogli. E buonasera Donna Maria Fralonardo. Buonasera cara, il panda sull'albero. Ciao, è stupendissimo, Maria. Tenero, dice Annalisa, è troppo bello veramente, guarda, e questo mi somiglia meno, però quello spaparanzato sono io, quello... Va bene, intanto adesso lo possiamo spiegare, ma ormai penso sia abbastanza palese, abbiamo scelto questo bellissimo animale perché appunto è il simbolo dell'associazione, del il simbolo della WWF. Va bene, allora attenzione perché mi sta scappando una notizia, stacchetto, la stacchetto è già andato, sto prendendo tempo perché a volte Mino lo prendo un attimo in contropiede. Mino, ci sei? Prima ci edizione sono. Del Minoziario, te Mino, che non è un parliamo tema piccolo, dell'effetto temino, Floyd. Sì. No, è un temino, è un temone. Parliamo dell'effetto Floyd. Ricorderete il nero americano ucciso da un poliziotto. Sì. Ora, l'effetto Floyd cosa ha portato come conseguenze? Che via col vento, e questa è una notizia comparsa su Rai News, via col vento è stato ritirato dal catalogo per razzismo. Sì, ho letto, e adesso vi riporto un commento che non è mio, ma è di un mio contatto Facebook, che dice così: ora ci aspettiamo che cancellino il gladiatore, bingo bongo con Celentano, vieni avanti cretino con Lino Banti, per contenuti rispettivamente schiavisti, razzisti e omofobi, è gente pericolosa come tutti gli iconoclasti modello talebano, questi sono matti e pericolosi.
Vero, vero, certe volte si esagera un pochino, no? Esatto. Si esagera un pochino. Quando niente, quando troppo, proprio detta la Baresi. Fisco sì, Francesca. Non lo so, non l'ho mai sentita questa. L'ho inventata adesso, evidentemente. Dice che somiglia al suo panda, al panda di Giovanna Fasanella. Ma chi, il panda o io? Cioè, non... comunque, vi devo mostrare l'altro. Dopodiché, andiamo avanti. Comunque, che bello, mi è piaciuto oggi che sia intervenuto il mio amico Stefano perché meritano un po' più di visibilità questi ragazzi. Ed eccolo qua, dicevo, questo sono io. Troppo, vabbè, il panda è sempre stato simpatico. Anche il koala, poi ho scoperto che il koala è un po' incazzoso. Non volevo chiederti, Aggressivo. Leo, Sì. se quello sei tu, il troppo non ti dà un po' fastidio? Non so se mi spiego. Eh sì, in effetti, però sto mangiando, penso solo a mangiare. Va bene, andiamo avanti. Vi dico subito, travelline e travellini, che oggi avremo delle rubriche nuovissime. E allora, direi proprio di partire con la prima rubrica, le due rubriche. Finalmente Francesca ha deciso di darsi da fare un po'. Tutte e due sono di No, io mi Francesca. licenzio, mi licenzio. E Leo, allora ma le foto stasera? Niente, vero. foto? La famosa No, così. scaletta. E La allora le sigla te la sei foto. dimenticata. Allora le foto, hai ragione. Le foto, come sapete, intanto buonasera Maria Miscela, non so se l'avevo già detto, e Sara De Francesco. Dicevo che le foto sono le stesse di venerdì perché abbiamo avuto un problema tecnico e quindi le riproponiamo. Io le avevo pensato di fare giusto l'ultima mezz'oretta, però dai, ci sta, lo facciamo adesso visto che sono simili, cioè sono le stesse, non simili, sono le stesse dell'altro giorno. Le mostriamo però di nuovo la foto numero 1 e la foto di Tonio. Scattata in un mercatino a Siena. Foto number one, come lo dico bene. Poi abbiamo la foto numero 2, la foto di Enrico scattata in Calabria durante una vacanza, evidentemente calabrese. E poi la foto numero 3 è di Mr. Paolo from Giovinazzo, scattata a Milano. E allora, 3-2-1, lancerei anche il sondaggio. Votate, votate, votate. Anzi, in questo caso dovrei dire a rivotate perché non c'è. Rivotate. Allora, Vota dicevamo Antonio, che vota Antonio. abbiamo. Votando, votando, votando. Dicevamo che c'è una nuova rubrica e la nostra Francesca ci propone un argomento molto interessante. Secondo me, ora vi dico, si parlerà di ulivi, ok? Però sicuramente ci sono delle contaminazioni minesche, cioè che Mino ha dato degli spunti, i famosi spunti OK Travel ormai. Perché, caro Mino, devi sapere, le vedrete anche voi tra poco, che ci sono degli uomini nudi col pisellino fuori. Ma non volevo dire, che c'entra con gli ulivi? Non l'ho capita. Lo capirai, E allora, la rubrica sugli ulivi, come la chiamiamo, Francesca? come la Francesca? chiamiamo? Come la Com'è difficile chiamiamo? la domanda? Va bene, per il momento è la rubrica degli ulivi, dateci dei La suggerimenti, rubrica travellini e travellini. La rubrica con i piselli. Olivando Allora, di qua e di là. olivando di qua e di là, non si può sentire. 3, 2, 1, eccola qui. Vai, Francesca. Esatto. E Spero di allora, azzeccare l'Enrico. Vai, sì. questa nuova rubrica in realtà oggi è introduttiva, un po' generale sulla storia dell'olivo, poi le Notato. prossime volte andremo più a fondo, per quanto riguarda i nostri ulivi Sì. pugliesi. E allora, Intanto dimmi l'olivo, se questa è la foto giusta, la prima foto è giusta questa. sì, se la vedessi te lo potrei dire, sì, comunque sì, è Ando. giusta. È Ok. una cartina, se è una cartina è giusta, Non è una cartina, allora è perché sbagliata. a Ecco la posto. cartina.
Eccola, l'Eufrate, i tigri. Vai. Allora, esatto, perché dalle fonti sappiamo, gli studiosi ci dicono che gli alberi d'ulivo sono presenti sulla Terra da almeno mezzo milione di anni. L'ulivo che nasce come un albero selvatico e viene poi, tra virgolette, addomesticato in Mesopotamia, appunto Sì. nella zona tra il Tigri e l'Eufrate. Quindi l'uomo inizia a prendersi cura di questo albero. Sì. Sappiamo che per quanto riguarda un po' le fonti in cui si parla di alberi d'ulivo, la Bibbia innanzitutto, perché Sì. tantissime volte alcuni studiosi hanno contato le citazioni, ci dovrebbero essere all'incirca 70 citazioni di alberi d'ulivo nella Bibbia, ovviamente il giardino, l'oliveto del Getsemani e poi la colomba dopo il diluvio universale. E poi, per esempio, nella Bibbia si racconta che Dio donò ad Adamo in punto di morte tre semi, e da questi semi nacquero un albero di cedro, un albero di cipresso e un olivo. E poi arriviamo alla mitologia greca. La prima foto che aveva fatto vedere Leonardo raffigura la leggenda legata ad Atena, perché Sì. sapete che uno dei simboli di Atena è proprio un ramo di ulivo. Perché? Perché si racconta che ci fu una gara tra Poseidone, dio dei mari, e Atena. In che cosa consisteva questa gara? Dovevano donare agli ateniesi, ai greci, un qualcosa, e quindi all'umanità, un qualcosa di veramente utile, di veramente importante. E allora Poseidone fa sgorgare da una roccia una sorgente d'acqua, e ad un certo punto appare un cavallo, cavallo che sappiamo quanto sia stato importante per l'uomo. Ma Atena fa qualcosa in più, lancia la sua, o meglio, fissa la sua lancia nel suolo, nel terreno, e da quella lancia nascerà il primo albero d'ulivo, e quindi l'olio, e quindi il cibo per l'umanità. E quindi Sì. ecco perché Atena vince questa gara. E poi prima Leonardo scherzava sulla presenza di uomini nudi Il parlando di pisellino. ulivi, perché i greci e i romani facevano un grande uso di olio non solo a fini alimentari, ma anche a fini estetici. Sappiamo tutti che si ungevano il corpo di olio durante le attività sportive. E quando noi andiamo a visitare i musei archeologici, spesso ci capita di vedere uno strumento che si chiama strigile, che quegli uomini che sono raffigurati su quel vaso hanno in mano. Lo strigile serviva appunto Chiamo per strigile, si ripulire chiama. la pelle, si chiama strigile, per ripulire la pelle dagli unguenti e quindi anche dall'olio. E quindi l'utilizzo dell'olio anche nell'estetica già in passato. E poi si diffonde chiaramente anche nel Medioevo. Nel Medioevo un grande ruolo nella cura degli ulivi, e nella produzione di olio lo ebbero i monasteri, i monaci che insegnavano ai contadini come curare l'ulivo e come poi produrre l'olio. E quindi questi flash per dire quanto sia antica la presenza degli alberi d'ulivo sulla terra e anche i molteplici significati sia dell'albero sia dell'olio. E poi nelle prossime puntate andremo un po' più nello Brava, specifico. brava Francesca! bravissima, tanta Grazie. mi fa paura molto sapere che andrai interessante. più nello specifico lì con quegli uomini col Con lo strigile pistolino. nello specifico. Ma le cose che mi fai dire, cioè io non lo Ringraziamo Francesca, grazie Francesca. so. Allora fateci sapere, vi è piaciuta la nuova rubrica? È Bello, piaciuto? Grazie. Va bene, grazie Francesca. Si scherza, lo sai. Infatti, Dori dice Sì, Francesca top. E poi Mangiu dice fantastico. E poi Patty J, che parla picche e parla boon, dice l'ulivo tra storia e leggenda. E a questo proposito, sarà il titolo della rubrica, allora. ah. Ecco.
Brava Patti, vedi Patti J, parla poco ma parla bene. Lo conferma ogni volta, lo conferma sempre. Intanto ragazzi, io farei un applauso a Patti J che è sabato, prima È dell'inizio della vero. nostra visita guidata, perché noi sabato mattina abbiamo fatto una visita guidata di Bari, lo sapete perché eravate tutti invitati, non tutti siete venuti, peggio per voi. Non siete apparsi sui giornali, no scherzo. Prima, ma soprattutto ecco, vi siete persi una cosa importante perché la nostra Patty J ha regalato a tutte le travelline un bellissimo presente, un ciondolo, qualche cos'era, Francia, qua è un ciondolo, giusto? Esatto, sì. Fatto a Fatto mano, come all'uncinetto, all'uncinetto. Mi varie raccomando. forme, per esempio a me un cappellino, poi c'era lo zainetto e poi c'era Sì, la borsa piccolina, bellissimo, erano sì. bellissimi, grazie Veramente Patty J. bello, bello, bello. A Mino non possiamo dire di che forma l'ha Lo Sono le travelline. Sono le travelline. E allora, grazie Patti J, veramente questo applauso ti è dovuto perché è stata una sorpresa per tutte le travelline, chiaramente. E quindi grazie ancora per questa sorpresa. Molto interessante, bravissima Francesca, dice Anna Maria Fernando. Brava, Grazie. brava, brava. Beh, basta, mo, dai. Ah, Leo, oggi è San Vito, non c'è Vito Aperta? Oggi è San Vito, auguri Vito Aperta! Tanto lui Auguri, ci segue Vito. anche Auguri, dopo. Vito. A proposito, condividete il video adesso, condividetelo, poi vi spiego perché. Mettete condividi, poi vi Prima. spiego perché. Le provo tutte. Dicevo che oggi l'ho sentito Vito e Vito comunque, anche se non riesce a seguirci in diretta, ci segue dopo, me l'ha sempre detto, io gli faccio le domande, quindi è vero, mi risponde correttamente. Che fai, lo interroghi al minuto 3, che cosa ho detto? E Vito sarà con noi molto probabilmente già sabato, perché noi ricominciamo dopo questa visita di Bari, ricominciamo a fare un po' di tour fuori, chiaramente, e andiamo sul Gargano per questo weekend, Mare Gargano e Jeep Safari, ormai lo sapete, l'abbiamo parlato più volte. La notizia è che si sono liberati due posti, quindi una camera matrimoniale o doppia per il sabato successivo, perché abbiamo la data bis dello stesso viaggio. Va bene? Già che ci siamo, approfitto della TV. E quindi Fai auguroni a un Vito uso Aperta. privato del mezzo di comunicazione, Leo. Non va Vabbè, dai. questa cosa, non va. E attenzione perché purtroppo non ho preparato lo stacchetto per Mino, ma glielo metterò, che tra poco si parlerà di pa 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 Jotin. Oh oui, Jotin. Dell'angolo sexy. Ma non adesso, non adesso. Intanto fanno Perché me tanti lo fai auguri a aprire? Vito. No, 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 aspetta, aspetta, no, quello non ce lo possiamo bruciare subito, Dicevo, fra pochissimo, e adesso facciamo un piccolo stacchetto così comico. E attenzione, vedo che siete comunque bravi, diligenti e simpatici. No, aspetta, quando prendo tempo dico cos'è che non c'entra, non mi ricordo. Ah, ecco qui. Allora, il voucher. Il voucherino comico, dicevo. Quindi sì, è vero, siete diligenti, vi vedo tutti con la mascherina o quasi, comunque quando è necessario la utilizzate, anche durante la visita guidata di sabato. Tutti sono stati bravi, vero Francesca? Hanno Bravissimi, indossato la infatti, mascherina. abbiamo rispettato le distanze, Sì, tutti sì, sì. bravi. C'è solo purtroppo un problema che è dovuto all'utilizzo continuo delle mascherine. Un nostro travellino ha detto: guarda, che sto avendo qualche difficoltà, la prossima volta non so come farò, eccetera. Mi ha mandato una foto e tutto sommato devo dire che ha ragione. Ridete, ridete. È Niente, piaciuto? questo è un effetto collaterale dell'utilizzo prolungato della mascherina. Tutti gli Sì, attori sì. Ahimè, bene. sì. È È piaciuto? Salutiamo la piccola piaciuto? Chiara. Va bene, Ciao basta così, Chiara. basta ridere, basta ridere, facciamo i seri Scusami, e Leo. sì. Nei Dica. commenti precedenti, Sì.
Però Sazzarita reclama il ciondolo. Il ciondolo, Rosa, devi venire la visita, non si Eh può. no, ma Annalisa ha risposto dicendo che Patty J l'ha dato ad Annalisa in agenzia, ce l'ha in agenzia. Annalisa non sa che me li sono già rivenduti, li ho messi in vendita in agenzia, Patty J. Beh, dai, mo che l'hai saputo, facciamo 50-50. Va bene, venite in agenzia, vi daremo il ciondolo di Patty J. E allora mi hanno chiesto di rivedere le foto in gara. Avete ragione, ve le facciamo subito vedere. Eccole qui, forza, altro giro, altra corsa. La foto numero 1, la foto di Tonio. E poi abbiamo la foto numero 2, la foto di Enrico scattata in Calabria. E poi la foto numero 3, la foto di Paolo, il nostro Paolo Fornari. Che lui ha vissuto per tanti anni a Milano e qualche mese fa con noi si è fatto un bel giro di nuovo in Lombardia e ha Sì, scattato questa bella bello. foto. Quindi votate, votate, votate e vi do un aggiornamento, lo mostro anche a voi. È al primo posto in questo momento la foto di Enrico. E poi abbiamo al secondo posto, ma subito tallonato, quindi la foto di Tonio tallona la foto di Enrico. E poi lontanissimo Paolo. Vabbè, Paolo, l'importante è partecipare, dai, non fa niente. Un solo voto. Oh, per solidarietà, dateglielo meno voi un voto a Paolo, dai. Ancora poi non viaggia più con noi, dai. Ciao Paolone! E allora, basta ridere. Anna Maria dice: non facciamo preferenza, anche io volevo venire e non ho potuto. Dai, che scherzo, forza. Ce ne sono tante, ce ne sono avanzate un po' sono avanzati un po' di quei ciondoli e li ha fatti durante la quarantena, pensate. Effettivamente è durata tanto la quarantena, ne ha fatti tantissimi, ma con tutti i dettagli, analizza lo No, zainetto con la bellissimi. cordicina, le due, oh, bella sa, veramente bella sa. E allora andiamo avanti. Dopo aver parlato delle foto, vedo che Paolo ha acquisito un altro voto e non so come la foto di Tonio è regredita da 9 voti a 5. Questo mistero della fede. Dicevo, ora facciamo un pochino i seri. E almeno ci provo. È arrivato il mio momento. Noi abbiamo ancora tre rubriche o due. Con voi ne ho due, giusto? Una con Francesco e una con il Yes. piccolino. E quindi con la mia sono tre. Direi che vi dico due chiacchiere, un'esperienza di viaggio, un consiglio di viaggio, un'esperienza perché sì, un'esperienza perché dura poco ed è effettivamente. Eccola qua, 321, si parla di Panda, non della Fiat Panda, ma del Panda, quello che vedete alle mie spalle. Almeno una volta nella vita, andare in Cina ed accarezzare un panda! Ebbene sì, molti pensano che i panda vadano in letargo, ma il panda gigante, lo sapete, travellini e travellini, non va in letargo. Quindi si può andare diversi momenti dell'anno, loro consigliano chiaramente, ci sono dei momenti specifici, soprattutto quando nascono i piccoli. Perché? Perché in alcuni zoo si possono chiaramente osservare, tipo nello zoo di Pechino è possibile farlo, sono lì, li osservate come in qualsiasi altro zoo. Ma ci sono dei centri in cui è possibile, loro vivono nel loro habitat naturale ed è possibile, come ha fatto quel signore prima, come fa questa donna in questo momento, abbracciarli e tenerli quindi in braccio e accarezzarli. Guardate, questo è un cucciolo di panda, vi piace? Bellissimo, molto bellissimo Eh sì, davvero. sono chiaramente prima di tutto sono abituati alla presenza dell'uomo, quindi sono lì tranquilli, poi sono ancora cuccioli, quindi sì, stanno tranquilli. Ma guardate questa foto, che spettacolo! Ci sono sette panda in una cullona, bellissima, guardate. Troppo bello. E un'altra cosa da dire importante è che in questo centro, in una città che è abbastanza complicata da dire, credo si dica Chengdu, una cosa del genere, non accetto battute, nemmeno su Chengdu. Grazie.
Qui è possibile anche fare del volontariato ed essere guardiani dei panda per un giorno. Io Che voglio bello, andare. bella, Ma io li bella. voglio accarezzare. Io starei E tutta la poi giornata ad io accarezzarli. chiudo con una foto di un panda bellissima che mi ricorda molto quando le mogli si arrabbiano. Guardate questa foto. E questa è la tipica moglie che è arrabbiata, però dice no, non è successo niente. Ridete sulla fiducia. No, Va bene? io la voglio vedere prima di ridere. Ti senti No, parte in Leo, non causa? credevo ti piacessero. Leo, Come Mino? non credevo ti piacessero i panda. Sì, perché? Sono bianco-neri, sono È l'unico bianco-neri. loro difetto. Allora, l'hai vista la foto della moglie arrabbiata, Ora l'ho Francesca? vista. Che è successo? Non è successo niente. Maria Michio giustamente dice andare in Cina in questo momento che c'è coronavirus non mi sembra il caso. Vabbè, comunque dai, prima o poi, che caspita, passerà, siamo giovani ancora. Forza Maria! Una delle travelline che ha partecipato, brava Maria, alla visita guidata di Bari, ok? E poi c'è la nostra Dorotea che fa un sacco di panda, si sta divertendo con i cuori, va Panda e bene, cuori, cuori e panda. che teneri panda, sembrano orsacchiotti, diceva. È Lo vero, so. cara Rosa, è vero. Allora, è arrivato un altro momento, un momento importante, quello che aspettate tutti, ovvero Gitano, oh oui, Gitano. Il momento del sesso nell'antichità, ovviamente rubrica del nostro Mino. È quello ovviamente che non ci sta bene, lo so. A te, Mino! Che non è un tema più Buonasera, peso. eccoci qui per la rubrica sul sesso nell'antichità. Sì. Questa sera parleremo di Teodora, ossia Che della pornostar che salvò Bisanzio. Sì, divenne capito imperatrice. bene? Hai capito bene, divenne imperatrice. Aspetta, Teodora, aspetta. nata a Cipro e morta a Costantinopoli, è stata un'imperatrice bizantina, divenendo moglie di Giustiniano I, l'imperatore d'Oriente, dopo una iniziale vita avventurosa. Sì. Sembra che abbia lavorato in un bordello di Costantinopoli, più o meno siamo negli anni 525 a.C., qualcuno prima, qualcuno dopo, dove Sì. era tra le protagoniste di uno spettacolo osceno. E qui, come vediamo nell'immagine, il suo ruolo principale era quello di Leda e il Cigno, dove, secondo la leggenda, Zeus si era innamorato di Leda e per accoppiarsi con lei si trasformò in un cigno. Magari di Ah, ma questo capito. parleremo nella rubrica di mitologia di questo. Sì. Durante le rappresentazioni teatrali, cosa faceva Teodora? Mentre era sdraiata sulla schiena, alcuni attori le spargevano sul pube chicchi d'orzo, No. i quali che, o che ammaestrate, beccavano uno ad uno. Devono essere ben ammaestrate. Successivamente Teodora invitava sul palco altri attori a copulare con lei. Ah. Ciò Hai capito, Teodora? nonostante, poiché abbiamo detto che divenne imperatrice, Teodora fu tramutata in santità virtuale a seguito della sua serie di riforme sociali, le quali Sì. proteggevano le donne dagli abusi fisici e sessuali e dalla discriminazione.
Riforme attuate quando assunse la carica di imperatrice, appunto. Sì. Ecco, spero vi sia piaciuta questa storia. Wow, fantastico! Complimenti! Interessante, molto. Hai capito, grazie. Fiorone, capisci? Chi lo doveva dire? Ma le oche, allora, le prima, prima si è divertita a destra e a manca, poi è diventata imperatrice, è diventata storia. Posso dire una battuta alla Mino? Sì, sì. Ma il nome gliel'hanno dato le oche, Teodora, Teodora. Chi meglio delle oche, voglio dire. Va bene, qua ci scappa la censura. Va bene, travigli e travellini, no, buonasera. Dal... Mi sto strozzando per la tua battuta. L'orecchio destro. Intanto, buonasera alla nostra Franca Bella Rossa. Ciao Franca. Maria Michele dice: interessante questa notizia. E poi delle oche. Sì, delle oche. E poi Franca Bellarossa dice: lo rivedrò più tardi, sono fuori. Brava, ci ricordi una cosa importante: le nostre dirette sono visibili sempre, per sempre, forever and ever. Non vi libererete di me. E poi Patti J dice: ma do che dolore se sbagliavano. Ecco, erano maestrate bene. Lea, vedi che c'è un ammonimento da parte di tua moglie. Contieniti, ha scritto. Cartellino giallo. Vabbè, è venuta così, Teodora, dai. Allora, si dice... Fantastico, questa rubrica mi sta dando tante soddisfazioni, devo dire. E noi si va avanti, tra le travellini, anzi, visto che c'è la nostra amica Franca Bella Rossa, mostriamo le tre foto in gara. Eccolo qui, la foto di Tonio Muschio. Ah, in pizzeria sta? Vabbè, vota bene. Ah, perché oggi è l'onomastico del Marittino, eh? E poi la foto numero 2 è la foto di Enrico scattata in Calabria e la foto number 3 di Mr. Paolo in Milan. Votate! Allora, in questo momento al primo posto c'è sempre la foto di Enrico scattata in Calabria. Complimenti Enrico, dai, bravo. Allora, travellini e travellini, è arrivato il vostro momento, mi avete mandato delle foto anche durante questo weekend, non ne avevo dubbi. E dunque, mostriamo le foto, siamo arrivati al momento del... i piatti vostri! Non li trovo, ah, eccoli qua. Allora, ci abbiamo... C'è un consiglio intanto di Tonia Mosca da Annalisa che dice: dagli un chiacchiero. Non lo so, per fortuna Annalisa non sa cosa sia un chiacchiero. Me l'ha spiegato Tonio Muschio. Ah, uno schiaffetto dietro al collo. Bravo, siamo arrivati alla violenza in diretta. Allora, dicevo, a proposito di Tonio Muschio, mi prendo la mia rivincita, vendetta, né? Il caro, come sapete, Tonio Muschio, lui è bravissimo a fare dei piatti complicati, no? L'abbiamo visto nei giorni passati, la piadina con cotto e Philadelphia. Cos'era l'altra cosa, Francesco? Non mi ricordo. L'insalata di riso. Insalata di riso, bravo Mino, ma la crepe di oggi, la piadina. Esatto, abbiamo detto la piadina. Dicevo che il piatto di oggi è invece un piatto un po' più complicato, gli va dato atto, e sono delle pennette al sugo. Ci vuole ridete sulla fiducia. Basta. E queste sono le pennette al sugo di Tonio. Bravo Tonio, complimenti, belle. Ah, va bene. Le penne al sugo. Maria Michele dice: Leonardo, il panda sull'albero ti somiglia sempre più, un panda pacioccone. Allora, se mi mettessi così, so io, guarda.
Va bene, basta, facciamo i seri, perché dopo queste penne al sugo di muschio, e qui facciamo sul serio, paccheri alla pescatrice! Buoni! Guardate Mimma Mastro cosa mi ha mandato, li ho anche mangiati, va bene? Questi paccheri, complimenti Mimma Mastro! Poi quanto è saporita la pescatrice, ragazzi! Quanto... Ma perché ridete? Solo va? Quello, cioè, solo sapore, che non c'è nella pescatrice, c'è poco e niente, sì, da mangiare. C'è poco e niente, io per fortuna ho recuperato il poco che c'era, l'ho messo con i pacchi. Ma abbiamo la foto, questa è vera, di Tonio Muschio, guardate un po', mi manda dopo un bel primo di pesce, ma andiamo su un secondo fattizio, devo dire, standing ovation per questa foto di Muschio Tonio, una volta tanto anche orizzontale, perché lui è noto per fare le foto in verticale. Questa foto, guardate, ci sono, questo è un arrosto evidentemente, e ci sono gli Ingimrid, ragazzi, gli Ingimrid, che però in quel di Andria hanno un altro nome, ricordami un po', Giovanna, come si chiamano gli Ingimrid ad Andria, e diteci anche voi come li chiamate nelle vostre zone, per esempio vorrei sapere da Anna Maria Fraleonardo come li chiamate gli Ingimrid. Franca Bellarosa dice che bontà, parla proprio lei che sta in pizzeria, veramente io ti sto invidiando, Franca, mo, da quando mi ha detto sta cosa Mino, sembra a te sto pensando che sta mangiando la pizza. E dicevo, Mbrigatieggi o Gnumareggi, questo è in Salento. Ovviamente dopo un bel secondo non può mancare un contornino, direi, o un contormino. Questa foto me l'ha mandata la nostra Mangiu, complimenti Mangiu. Allora, su questo sono certo, non rischio lo stesso, sono certo, però questi sono fiori di zucchine. Buoni. Fritti, zucchine. Fritti, evidentemente. Sono fiori di zucchine fritti. Però attendo sempre la riconferma dello chef, e ovvero la nostra Mangiu. Nel frattempo Tonio Muschio ci dice come si chiamano ad Andria. Si chiamano ad Andria. Leggerà Francesca, vai Francesca. Il monoteder. Neanche un minimo di pronuncia, dico, cioè, proprio così come l'ha scritto, l'ha letto, è come l'inglese, devi leggerlo, sai, devi dare un po' di Multedr, ma c'è il nome, non lo so, ma mi sta prendendo in giro. Vedi che Anna Maria Florado dice Turcinid, che somiglia un po' alla parola salentina, Turcinieggi, come dice Annalisa, con la H. E Mangiu conferma, quindi sono evidentemente, una volta tanto ci ho preso, sono dei fiori di zucchine, ma ovviamente abbiamo il dolce, e questo dolce è di Cristina Calò. Ovviamente non è un dolce, voglio dire, sono... basta per gli applausi, grazie. Dicevo, sono dei cornetti brioche, però ci ha tenuto molto a specificare che non sono i classici cornetti, ma sono quelli brioche. Comunque, belli e sicuramente anche buoni, belli, però belli. La certezza io e Mino non ce l'abbiamo, devo essere sincero, io ho fiducia, sì. Questo è una pecca di questo... di questa rubrica, esatto. In realtà, oltre all'indirizzo email per dove mandare le foto dei piatti, dovrei mandare proprio l'indirizzo di casa. Ed erano i piatti vostri, complimenti a tutte le cuoche e le nostre chef. Ma come lo dico, brave, come chef. Brave. Complimenti, care. E allora non so, bravo, cosa sia successo, bravissimo, alla foto di Tonio, io ve la mostro perché non dico sciocchezze, ha avuto proprio un crollo verticale da 9, è scesa a 4 voti, non chiedetemi come, perché... E la foto come. Di Enrico, come mi no? Io so come è possibile. Quando tu hai dato il consiglio... Ah, ok. Sì. No, io no, non sono io. Quello tu in precedenza hai dato il consiglio. Faccio la barba. Ok, dicevo, vai. Tu in precedente hai dato il consiglio. Ma di saranno le oche, qualche voto.
qualche voto alla foto di Paolo. Quindi hanno tolto i voti dalla 1 e li hanno messi alla 3. Ora devi dare il consiglio contrario. Ora devi dare il consiglio contrario. Qualche voto dalla 3, devo passare alla 1. Beh, votate pure alla foto di Tonio. Ho riaperto il sondaggio. E allora, Antonella. Come? Antonella non c'era. Non c'era Antonella. No, prima no. Antonella, come ti permetti? Buonasera Anto. Allora, devi dire che quelli sono presepi particolari che non si vede bene, ma pure lo zoom dobbiamo fare, mo la foto va bene. Allora, tra poco ve la mostro, vi mostro le tre foto. Stiamo andando verso la conclusione di questa prima puntata della settimana. E, tra l'altro, poi come sapete, intanto sto facendo lo zoom sulla foto. Ecco, questi sono i presepi particolari di Tonio. Vi piace di più la foto adesso? Quindi foto numero 1, la foto di Enrico, e poi la foto numero 3. A questo punto faccio uno zoom pure sulla foto di Paolo. E siamo a Milano, il Castello Sforzesco. Come era, Francesca? Yes, il Castello Sforzesco, yes. Complimenti, votate. Intanto il televoto è sempre aperto, tra poco lo chiuderemo. Dicevo, prima puntata, la seconda ci sarà ovviamente prima di questa settimana. La seconda ci sarà mercoledì alle ore 20:30, come sempre. Io tanto sento dei rumori, come delle oche che mangiucchiano. Ciao Antonella, buonasera anche a te, buonasera. Ciao, e allora Antonella. Siamo giunti, Francesca, fai la persona seria, perché siamo giunti alla seconda rubrica della nostra Francesca, una rubrica nuovissima, che si parla di Cirase. Ma cioè, posso andare a Muzzo qua con le foto? Vai a Muzzo, vai. Vai. E allora beccatevi queste ciliegie, no? E allora, dopo le olive passiamo alle ciliegie. Perché le ciliegie? Come mi è venuto in mente di parlare delle ciliegie? Sì. Perché siccome, come dice qualcuno, io sono gamba lunga, che vado sempre girando, ieri pomeriggio siamo andati a farci una passeggiata con Bersano e quindi ho attraversato una bella zona dove c'erano tanti ciliegeti e mi è venuta in mente la nostra mitica ciliegia Ferrovia. Sì. Sapete perché si chiama ciliegia Ferrovia? Perché si racconta che il primo albero che, diciamo, spuntò casualmente, nel senso che ci buttarono lì dei noccioli, nacque questo albero vicino ai binari della ferrovia sud-est. Sapete che la ferrovia sud-est serve appunto il sud-est barese, e difatti il distretto principale di coltivazione della ciliegia Ferrovia è la zona tra Turi, Casa Massima, Conversano, San Michele di Bari, quella è la zona. E quindi questo alberello di ciliegie che nacque, spuntò vicino ai binari della ferrovia, l'allora casellante, quando esistevano i casellanti ai passaggi a livello, se ne prese cura, e da qui quindi il nome alla ciliegia, ciliegia Ferrovia. Sappiamo che la ciliegia Ferrovia è di un bel colore rosso, ha il peduncolo più lungo rispetto alle altre qualità di ciliegie ed è anche molto dolce, molto zuccherina. Ma la ciliegia probabilmente uno non ci pensa, ma ha anche delle proprietà importanti, perché ha proprietà depurative, è disintossicante, è diuretica ed è ricca di vitamina A, vitamina C, di ferro, di fosforo, di magnesio, di potassio e di calcio. Quindi mangiamo le ciliegie Ferrovia, che sono buone e ci fanno anche bene. E brava Francesca! Grazie! Quindi questa rubrica dura solo una giornata, cioè la rubrica sulle ciliegie solo oggi, va bene. Stai parlando con noi? Sì, certo. Che cosa posso aggiungere una cosa, dice. Certo. Vai Mino. No, dico una curiosità, forse non tutti sanno che esistono anche le ciliegie gialle. Ah, sì. Ah, sì.
Va bene, grazie Mino. E intanto Anna Maria Filonardo, l'anno scorso, mo non è che devo dire, però insomma, vabbè, ci siamo capiti a proposito ciliegie, Anna Maria, ci siamo capiti, no? Considerando Basta, che non abiti aggiungo a Conversano, altro. Infatti dice, sei venuta a Conversano, peccato se non avvisavi ci saremmo infatti, incontrati. non ci peccato, prossima volta. Patti G dice Comunque, buone, buone. andate a Vai, Francesca. Conversano a farvi una passeggiata perché è veramente bella, il centro Sì. storico è veramente carino. E poi c'è Anna Maria. E poi Brava! c'è Anna Maria con le ciliegie. Con le ciglie. Anna Maria, ci siamo capiti, eh? Alla fine. Sempre live. Andiamo avanti. Mo li ha messi proprio come due ciliegie. Rosa dice l'unico problema è il costo, è vero, ma perché costano tanto? Costicchiano? Anche a 6 euro, io ho visto a 6 euro le Sì. chiamate. A 6 euro, mo ecco perché, vabbè, ho capito allora. Va bene, travellini, Fortunatamente da noi travellini. passa un contadino che vende le ciliegie di sua produzione a 2 Sì. euro, a 3 euro a chilo. Ah, beh. Buoni. Complimenti, bravo Mino. E allora attenzione perché mi scappa una notizia. Seconda ed ultima edizione del Minoziario. A te, Mino. Parliamo di discoteche che a quanto pare riapriranno il 14 luglio. E qui il commento è quasi scontato. La presa della pastiglia. Bella. Bella questa, bella, complimenti. Ringraziamo Mino. Se me lo diceva ne avrei procurate tante. E mo, Anna Maria, mo pure la beffa, cioè non solo, mo ci dici pure tante, cioè non è che dici mi avrei dato qualcosa, no, pure tante, ma non me l'avete detto e quindi niente, cioè non si dice cos'è la persona però, eh. E allora siamo quasi in chiusura, attenzione che Adriana Favia dice, bellissima Conversano, si mangiano anche panzerotti, ottimi! È Fammi vero, è capire vero. dove, 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 Te lo dico io dove. Ad Altavilla, Rampavilla, scusa. C'è un pub che si chiama Rampavilla. Rampavilla. Rampavilla, è vero, confermate, conferma anche Adriana. E soprattutto io a Conversano andrei a mangiare i panzerotti da Anna Maria. Panzerotti e ciliegie. Dopo tutte le teglie, le cose che vi ha mandato, sto tranquillo che mangio bene. E allora siamo quasi in chiusura, però attenzione perché non abbiamo ancora proclamato il vincitore del sondaggio. In questo momento comunque è ancora in vetta, vettissima direi, anzi il nostro Enrico. Noi però prima di congedarci dobbiamo riflettere. E noi come riflettiamo? Come riflettiamo? Come Con la riflettiamo? filosofia. Bravo Con Mino, la con filosofia. la filosofia del viaggiare! Allora attenzione perché oggi vi parlo di un amico, un mio caro amico, non è vero, si chiama Thomas Stearne Eliot, lo conoscete? Ah sì, bravi. E questo omino qui che mi sta impallando la Francesca, allora la spostiamo la Francesca, eccolo qui seduto in bianco e nero. Cosa dice? Cosa dice? Ora ve la leggo, è abbastanza lunga, ma non lunghissima. Non smetteremo di esplorare. Alla fine di tutto il nostro andare, ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. Allora, Beh, piaciuta lì, no? No? ma va bene, scusa, sei arrivato al punto di partenza. E questo è un Il altro che prende le Monopoli. ruote. Sì, questo è un altro che prende le rotatorie, evidentemente. E allora, infatti, poi, e dice Adriana, bravo, yes, Rampavilla, frittelle con salsa di tutti i tipi. Ciao ragazzi, oggi vi guarderò in differita, ma comunque volevo salutarvi. Un applauso a Ciao. Carlita! Ciao Ciao Carlita. Carlita, ciao. Carlita, oggi abbiamo parlato del panda.
E Anna Maria Eppure conferma, delle dice. oche. Delle oche in particolare, sì, a Rampavilla fanno le frittelle buonissime, ma anche da me si mangia bene, lo so, molto più che a Rampavilla. Dai, quanta pubblicità sto facendo, Anna Maria, dai, dai. E io sono ancora in tempo? Certo, Cristina, in tempo per cosa? Le ciliegie sono finite, le oche se ne sono andate. Non lo so, sì, qualche altra briciola sta qua. E allora siamo al minuto, ah no, 1 ora e 4, quasi 5 in questo momento, anzi 5 minuti. Io vi ringrazio, stoppo il televoto, metto in pausa, rullo di tamburi. E allora, travellini e travellini, si aggiudica la foto del giorno del 15 giugno 2020, data molto importante perché San Vito, c'entra niente, lo so, la nostra, anzi il nostro, perché sono tutti e tre maschietti una volta tanto, Enrico! Complimenti Enrico. Complimenti, Eccola qui, bravo. la foto! Complimenti Enrico, che per la prima volta vince, era anche tra l'altro la prima volta che partecipava, va detto. E allora, pensavo fosse finita la diretta, lo è, in pratica lo è, cara Cristina, però siamo ai saluti, ti faccio sentire la tua Chiara. È piaciuto? Ringrazio come sempre, abbiamo detto tutto, raga, vero? Ho zompato qualcosa? Sì, Sì, hai detto Ok. tutto. Guarda, è più preciso e più veloce Mino a rispondere. Mino, complimenti, veramente. Ma Francesca è proprio lenta. Sacco la vedo da sabato, Ancora Ringrazio Francesca, grazie Franci. Grazie a voi, buona serata, buona cena per chi non avesse ancora cenato. E ringrazio ovviamente anche Mino con le sue rubriche e le sue Ciao battute. Mino. Grazie a voi, naturalmente, grazie Leo, grazie Francesca, a mercoledì. A mercoledì, E bravo, bravo, dillo. bravo. Come? Che Non hai dice detto? bite bite a tutti. Bite, bite a tutti. Bite, bite, ormai Ok, ora ce lo sì. aspettiamo. Saluto anche il panda qui alla mia sinistra, alla vostra destra. L'appuntamento appunto è con la Diretta Ok Travel prossimo mercoledì alle 20:30. E adesso, intanto, aio, Anna Maria Murru, cara, buonasera, anche tu un po' in Ciao Anna ritardo. Maria. O c'era, non lo so, Buonasera forse Anna non l'ho Maria. vista io. Buonasera a tutti No. quanti. 3, 2, 1. Sigla! Sigla!